Penso sia giunto il momento di andare a cercare lo spaventapasseri. Signori, rieccoci a Gotham City. Andiamo. Continuiamo. Cazzo è successo a sto palazzo? È andato a fuoco? Non mi metto con Crane io. Mi piace sembra di sì. Per due facce. Quanto manca? 90 metri, neanche tanto. Ma qua dentro forse? Eh sì. Quindi alla fine eravamo molto vicini. Vicini. Entra. Ci servirà una bomba per mettere fuori uso la sua auto. Ma dai. Ma questo è l'appartamento? No, ma qua. Scusa, questa è Oracle. Ah, ma adesso sono venuto a trovare Oracle, quindi. Ragazzi, che è la figlia di Gordon, eh? Che è stata Batgirl. Dopo poi è per un incidente. Non so se è stato il Joker, forse. È rimasta paralizzata, quindi dà una mano in maniera diversa. Identità confermata. È la Madonna. C'è un bel loft, però si gode. E averci i soldi, eh? Tutto più facile. Vedrai che se ci avessi 2 euro in banca, fai meno il detective. Il true detective. Vuoi che venga alla Batcaverna e frughi tra la tua roba? Sei riuscita a ridurre il composto ai suoi elementi base. Ma lì non c'è nulla che possiamo rintracciare. E se avessimo cercato nel modo sbagliato, anziché cercare la tossina, perché non pensare al processo di produzione? Perché non l'ha notato? La reazione crea un picco di radiazioni. Se scansioni la città per quel tipo di energia, sapremo dove Crane produce la sua tossina. Serviranno alcune ore per posizionare i satelliti. Non abbiamo tempo. Minchia. Userò l'antenna degli studi cinematografici. Cioè, c'hanno anche i satelliti, già? Ho parlato con papà. Detesto mentirgli. Se sapesse che sono in città, mi ucciderebbe. Si dà ancora tutte le colpe. Fermeremo Crane. Sei molto... Come si dice? Molto caldo, Bruce. Parola di conforto. Vai. Beh, stavo uscendo di qua, lui. Volevo... dalla porta. Vabbè. No, ma allora non era l'appartamento di Crane. Dobbiamo arrivarci. Come scoprire dove lavora Crane? Grazie al cielo. Che posso fare? Prepara gli uomini. Appena avremo la posizione te la comunicherò. Va bene. Pararara, parabara. Tieni premuto R2 e tu fatti la sporgente. Lo sto facendo. Non è un bel vedere, comunque Batman, se la smetti. Proviamo di qua. Stai zitto. Non vedo l'ora di vederlo dal vivo, spenta passare, perché c'è quella maschera lì fichissima. Allora, questo è dove dobbiamo andare. Win. Cos'è che c'è scritto lì? Il Panessa. Ah no, ma adesso sta andando agli studio. Ma scusami un attimo. Avevo le missioni. Usa l'antenna. Dobbiamo cercare questo, signori, assolutamente, perché sono troppo fichi. Niente, dai, andiamo qui adesso. Adesso l'abbiamo
spaventato, allora. Che pizza però, quelle cose radio lì, quelle comunicazioni radio, bomba impicchiata, non mi interessa. Ma sei stupido? Ma torni di qui? Dai. Ancora. Qua sicuramente succederà qualcosa di brutto. Cominciamo con i nostri gadgets. Ah, vabbè, fa tutto lui. Ci ha fatto. Ci ha messo molto a togliere quella. Devo bypassarlo e alimentare l'antenna direttamente. Porca troia. Salve di nuovo, signore. Come posso aiutarla ora? Il verricello elettrico è pronto all'uso? È funzionale al 100%. Ma non le prometto nulla se il suo piano è di usare l'auto per scalare le pareti di un palazzo. Mi leggi nel pensiero. I miei requisiti professionali, signore. Il Batwing è in arrivo. Orco cane, anche l'aereo c'è. Non possiamo chiamarla? Pensavi che me ne fossi andato, Batman? Perso nelle acque sotto Arca. Ma sono tornato. Come tutti i timoni e le paure sommerse. Ma non rompere però troppi coglioni, dai. Perché devo andare qua? Bizzarro, no? Che brava. Però non sei arrivata giusta giusta, eh? Ecco il Batwing. Ma lo usiamo subito? Ma sì. Mamma mia. Cosa fa? Mi stupra la... la Batmobile? Vericello. Rimuove ostacoli e sposta pesanti impedimenti. Ah, ancora non lo usiamo allora. Pensa di far arrivare la sua auto sul tetto. Improvviserò. Serve un punto di ancoraggio per il vericello. Una volta fissato, metta la retromarcia. E faccia attenzione con l'auto, signor Wayne. È un modello unico. Tanto pago io, che cazzo te ne frega te. Tira. Tira. Mamma mia. Aspetta che mi voglio posizionarmi. Vai. Ancora? Ci facciamo le rampe. Mamma mia. Che esagerazione. Tac, e poi ci posizioniamo, da Dio. Che figata. D'ora? Beh, posso andare anche di qua io. Dai, gli dai le palle, che bello.
Vabbè. Permesso, scusate, eh. Beh, direi che c'è abbastanza epicità in tutto questo, però... Continuo? Ah, certo che continuiamo. Ok, ma il punto di ancoraggio è fissato al muro. Non posso spostarlo con la Batmobile. Ah, forse devo andare su. Il suo peso. Ci proviamo? Ma sì. Ok, sparo, intanto mi parte un colpo. Bam! Che esagerazione, mamma mia. Eccoci qua. Dove stava il problema, scusa, eh? Per Bruce sì, non ci sono problemi, guarda che roba. Spacchiamo tutto. Dobbiamo dargli un po' di energia, eh? Aspetta che c'ho il grilletto che... Ok. Boh. Bisogna farlo gradualmente, sennò... Beh. Oracle, l'antenna radio è di nuovo in funzione. Bene, mi sto collegando. Ho appena parlato con Robin. Dovresti farlo anche tu. Bruce, hai bisogno di me. Insieme troveremo lo spaventapasseri. Quello che stai facendo è più importante. Oddio, c'è Robin! Robin! Ho tutto sotto controllo. Ah, va bene. Senti, prova a farti vivo ogni tanto. Siamo un duo, ricordi? Vuole solo essere d'aiuto. È pronta l'antenna? Sì. Ma non gli frega un cazzo. Perché... Per triangolare la posizione. C'ha ragione, Robin. Dopo magari gli vengono delle voglie strane. Segnata sulla mappa. Grazie, Oracle. Ciao, Robin. Arrivederci. La biografia di Robin, signori. Vabbè, vero nome Tim Drake, vabbè. Giovane Tim Drake era a fare pubblico la notte dell'omicidio di Grayson Volanti e vide Batman entrare in azione. Ispirato all'impresa di Batman, Tim seguì con interesse le vicende di Batman e Robin. Vabbè. Detective autodidatta scoprì le identità segrete di Bruce Wayne e di Grayson, li convinse che la lotta al crimine richiedeva un nuovo Robin. Ah, ok. Sì, è il secondo Robin, diciamo, questo non è il... Il primo era Dick. Vero. Che è Nightwing adesso. Però devo ancora capire se Nightwing è dalla nostra parte o meno. Usa l'antenna. Andiamo. La nazione 50, Batman, da Metropolis a Keystone. Metropolis. Ma scusa, Superman? Falcone. Falcone Shipping. Dov'è Falcone? 5 soldati, tutti armati. Se mi vedono, uccideranno l'ostaggio. Mi serve un punto di vantaggio per attirarli fuori. Dovresti mai a dirglielo in faccia? Scherzi, quello non riesco neanche a guardare. Allora, noi di qua possiamo... Possiamo entrare qui, potremmo piazzare qualche trappola. Qualche trappola. Se riesco a separarli, saranno più facili da eliminare. Sì. Però... Ah no, allora lo devo fare così per forza. Avete sentito? Laggiù c'è qualcuno. Voi due, andate a vedere. La porta rimane chiusa.
Ah, ok, perché ne facciamo un po' alla volta prima, bene. Quindi. Vorrei saltargli in testa questo. Vieni, vieni avanti. Non viene. Sì, ok, ma non ti muovi più? Ma perché mi fai fare le cose così? Io voglio fare i cazzi miei. Piana. Tieni l'arma puntata su di lui, meglio non rischiare. Spaventa passeri, non vorrà sentire scuse. Ok. E basta, non fa casino. No, no, non è il momento. Pensavo fosse un po' più rapido. Ricorda, è uno come te, se gli pianti un proiettile addosso va a te. Pam. Pam. Volevo infilarmi qua. Ecco. Non possiamo mandare tutto all'aria. Ah, cazzo, è già uscito, vabbè. Altri tre soldati all'interno. Pensano di essere al sicuro se restano insieme. Lucius, i sequestratori hanno un ostaggio. Sono tre armati. Devo neutralizzarli prima che possano reagire. È pronta? Placche flessibili su base magneto-orologica corazzata. Sarà più veloce, più potente e direi ancora più spaventosa. Che cosa? Mandala, Lucius. Ora. È già in volo, signor Wayne. Nel Batwing? No, la nuova tuta di Batman. Oddio, ragazzi, ci cambiamo. Ci cambiamo. E ce la porta sempre lui, cioè è diventato un fattorino il bar. Porca. Ragazzi, siete pronti? E la Madonna. Porco cane. Sì, va bene. Bellissima. Ciao. Ciao. Oh, guarda che ti vedo in faccia, muoviti. Oh, là. Adesso sì che mi piace. Quei placche in carbonio. Signor Wayne, lasci che le spieghi. Gli strati interni ed esterni della tuta hanno una copertura in titanio a trama tripla. Ma il tutto diventa interessante tra uno strato e l'altro. Il fluido magneto-reologico della Wayne Tech si irrigidisce all'impatto, assorbendo i colpi e consentendole di contrattaccare con agio e maggiore forza. Mamma mia. La corazza liquida. Lui. Riuscirà a colpire avversari multipli in rapida successione. La tuta è compatibile anche con il meccanismo di eiezione della Batmobile. Balzerà fuori come un proiettile da un mitragliatore. Porca troia. Il nuovo spararampino la lancerà in aria altrettanto velocemente. Niente paura, signor Wayne. La tuta può assorbire i G. Come si trova, siamo... signor Wayne? Ho attivato i programmi di addestramento RA se vuole fare qualche controllo oppure esercitarsi. Siamo divini, siamo. Che bella, cazzo. Fichissima. Ma devo farle adesso l'RA? Cos'è? Potenziamento rampino.
Da, proviamone uno. Le vacca puttana. Quanto butta su? Vabbè, questo qua è diventato Pilot Wings 64. No, non voglio picchiare. Ah, lo devo fare per forza. Anche il mantello è cambiato. E dove devo andare però? Uso il potenziamento del plan senza to... Usa il potenziamento rampino plane, va in picchiata senza toccare terra per 60 secondi per guadagnare un punto upgrade. Penso di aver fatto una cazzata. Non ce la faccio. No. Ma non è mica giusto così. Simulazione completata. Boh. Ma me l'ha dato. Ma che cazzo? Vabbè. Vabbè signori, questa qua poi me le faccio poi da solo. Sta qui col mitra. Colpisci dalle ombre, non lasciare nessuno incolume. Ma non mi interessa. Tre uomini armati, un ostaggio. È ora di testare questa tuta. Che cosa diavolo era? Chiamerai rinforzi? Che cosa succede? Zitto! Sta cercando di farci uscire. La nuova tuta è più flessibile e reattiva. Avvicinandomi senza farmi scoprire, posso prenderli alla sprovvista ed eliminarli in un batter d'occhio mentre si sparge il panico. Vediamolo. Ma dai. Ma madonna, ma siamo diventati Dante di Devil May Cry. A posto. Cavolo, gli avevano detto che eri veloce, ma porca puttana, è incredibile. Ora sei al sicuro. Manderò qualcuno a prenderti. Grazie. Dimmi che troverai quel bastardo. Quel figlio di puttana è da rinchiudere. Ci sto provando, amico mio. Ci stiamo lavorando. Porca puttana. Siamo diventati di una rapidità indegna. C'è mica la roba cinese, Ho collegato la plinca all'antenna a microonde. Perfetto. Ho fatto una chiamata anonima alla polizia. Manderanno qualcuno a prelevare l'ostaggio. Dai, dai, connettiti. Ah, adoro la tuta. Grazie. Ok, entrambe le torri sono operative. Costa 6 milioni di dollari. Lo spaventa passeri. Boh. Bene, bene, bene. Qua si prende un po' d'aria. Devo usare entrambe le antenne per individuare le frequenze radio e a microonde in tutta Gotham. Se trovo entrambe le frequenze nello stesso punto, saprò dove lo spaventapasseri produce la sua tossina. Va bene. Aspetta, che una non ci può andare. Oh. Le frequenze radio e a microonde indicano la Ace Chemicals. È lì che lo spaventa Ma dai. Produce la tossina. Non l'avrei mai detto. Jim, ho trovato la tossina alla Ace Chemicals. Lì troveremo lo spaventapasseri. Impossibile. Ho lasciato lì una squadra dall'inizio dell'evacuazione, come avevi chiesto. Crane deve averli corrotti. O peggio. Sono in zona, raduno i miei uomini e procedo. Aspettami prima di agire, Jim. Sto arrivando. Bene. Signori, nel prossimo appuntamento andiamo alla Ace Chemicals ad indagare
su che diavolo sta succedendo là dentro. Mi sono preso anche un trofeo così a gratis. Signori, io vi saluto, vi ringrazio, fatemi sapere se vi piace la serie, se vanno bene dei video lunghi come sto facendo adesso, e ci sentiamo nei commenti. Ciao a tutti e grazie.